Sono stati l'uno contro l'altro fino a poco fa in occasione delle primarie del centro-sinistra pugliese. Ieri Massimo D'Alema e Nichi Vendola hanno sancito la pace politica. Il presidente del COPASIR, il Comitato per la Sicurezza Parlamentare, è intervenuto in un incontro pubblico a sostegno di Nichi Vendola. Ha annunciato l'apertura di una sede della sua fondazione culturale Italiani Europei a Bari, poi ha parlato della necessità di vincere anche in Puglia contro il berlusconismo. La campagna elettorale inizia adesso, secondo me, perché per gli italiani, le persone normali, è adesso che cominciano a rendersi conto che tra due domeniche si vota. E noi partiamo molto bene. Per il candidato governatore del centro-sinistra, in Italia oggi c'è un nuovo cantiere della sinistra. È comica la definizione che mi danno di anti-D'Alema, ha affermato Vendola. Dal centrodestra la replica del candidato presidente Rocco Palese. D'Alema e Vendola sono uniti dalla smania di potere. L'esponente del PDL ha annunciato poi che in caso di successo toglierà la politica dalla sanità e si creeranno comitati di controllo. Intanto, sempre ieri a Bari, il vicepresidente indicato in caso di successo del centrodestra, Nicola De Bartolomeo, con il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, ha presentato la candidatura al consiglio regionale di Pino Monaco con la lista I Pugliesi per il presidente. Mi ero allontanato dalla politica perché mi aveva deluso, ora sono tornato, ha detto Monaco. Ad Andria, a sostegno del candidato sindaco Nicola Giorgino, ieri è arrivato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti. Il centrosinistra è completamente appiattito sulle posizioni di Di Pietro, ha detto l'esponente del governo Berlusconi. Nella coalizione di centro, la candidata di UDC, Io Sud, MPA, Adriana Poliportone, ha promesso un programma specifico per il Mezzogiorno, ha attaccato Palese le sue idee sulla sanità e poi contestato a Vendola di continuare con le inaugurazioni dei reparti ospedalieri in questo periodo di campagna elettorale. Il candidato al Consiglio per l'UDC, Marcello Vernola, invece, con il deputato Renzo Lusetti a Monopoli, ha ricordato la figura di Aldo Moro, di cui l'Italia repubblicana sente drammaticamente ogni giorno la mancanza, ha detto Vernola.